Ciao amici dei conigli, benvenuti in questo nuovo video e oggi parleremo del coniglio Ariete. coniglio gettonatissimo, il più richiesto, il più desiderato e oggi parleremo un po' di quello che è il pregio e il difetto di questa razza di coniglio. Quando in associazione recuperiamo un coniglio ariete, ci arrivano sempre tante richieste, perché comunque sono i conigli più voluti dalle persone. Sicuramente il loro aspetto buffo, con queste orecchie pendenti, questi occhioni grandi, questo muso tondo, invoglia le persone a scegliere l'ariete. Coniglio ariete nano in natura non esisteva, è frutto di incroci tra varie specie di conigli fino ad arrivare appunto a quello che oggi conosciamo, ariete nano in varie colorazioni. Le colorazioni più gettonate sono l'ariete blu e l'ariete rosso. Questo musetto tondo che è stato creato negli anni però comporta purtroppo dei problemi al coniglio. Il coniglio in natura dovrebbe avere un muso allungato e una dentatura quindi più allungata. Quando noi iniziamo a creare degli animali con un muso più schiacciato, sicuramente andiamo a creare dei problemi. Infatti, il coniglio ariete è tra le razze più predisposte ad avere purtroppo dei problemi ai denti, problemi genetici. Anche se noi alimentiamo correttamente il nostro coniglio ariete, può probabilmente avere nel corso della sua vita dei problemi ai denti, in particolare la malocclusione degli incisivi, ma anche problemi ai molari. Purtroppo sono molto frequenti negli arieti. Altro problema che spesso hanno gli arieti sono le infezioni alle orecchie, ossia le otiti, perché l'orecchio piegato tende a far passare meno aria e quindi a far respirare meno il condotto uditivo. Quando nelle orecchie si accumula del cerume o del sporco, inizia a produrre dei batteri. Questi batteri poi causano delle otiti anche molto gravi. Se notate poi il corpo del coniglio ariete è fatto diverso da un coniglio tra virgolette normale. Infatti, se notate, il coniglio ariete è meno agile degli altri conigli, salta meno, ha proprio una postura diversa. Molto spesso i conigli arieti tendono nel corso degli anni ad avere problemi alla parte posteriore del corpo, con paralisi oppure artrosi oppure proprio difficoltà nei movimenti. Molto spesso ci viene richiesto il coniglio ariete anche per una questione di carattere, perché hanno sentito dire che sono di carattere più tranquillo. In realtà non è così, perché ogni coniglio comunque ha un suo carattere, c'è l'ariete tranquillo, come c'è l'ariete più aggressivo, più nervoso, ogni coniglio è a sé, ha un suo carattere. Sicuramente il coniglio ariete possiamo dire che è un po' più tranquillo perché con le orecchie basse ci sente meno, quindi a noi sembra magari più tranquillo, ma in realtà è perché sentendoci meno è un coniglio che rimane meno in allerta e quindi possiamo vederlo magari dormire di più, sonnecchiare più tranquillamente,
al confronto degli altri conigli con le orecchie dritte, che al primo rumore si svegliano. L'ariete invece tende a dormire molto di più. Ovviamente non siamo qui a dirvi non prendete il coniglio ariete, perché comunque ci sono dei conigli arieti che vivono anni, vivono benissimo e senza problemi di salute. Quindi lì dipende molto dalla fortuna, dalla genetica e dal vissuto che hanno avuto. Quello che però ci teniamo a dire è che quando decidete e volete prendere un ariete, dovete mettere in conto che vi state prendendo comunque un animale che è più predisposto, a differenza di altre razze, a poter avere dei problemi di salute, in particolare ai denti e alle orecchie. Spero che il video sia stato di vostro interesse, quindi se vi è piaciuto, cliccate mi piace, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao a tutti!